Eccoci qua, amici miei. Buon sabato pomeriggio a tutti. Ciao, sono qui a fare un po' di cazzi miei, nel senso che sono qui a fare le copertine per la promozione del canale sui social. Allora, nel frattempo chiacchieriamo un po', ci prepariamo alla live di Horizon Zero Dawn, di On The Road, di Martha Is Dead e ci prepariamo alla live di Elden Ring, ragazzi. Gioco incredibile, difficile, io l'ho trovato molto bello anche a livello grafico, l'ho trovato molto bello a livello di cooperazione. Adesso volevo fare anche un video in cui spiegavo come si fa proprio a chiamare i tuoi amici durante la partita. Che bello spettatore. Allora, questo gioco, parliamo di farlo in simulatore, è bellissimo, praticamente è uno spettacolo, si può fare di meglio qui, fatelo voi. Adesso la gente qua non comincia a sopportarla più, quando è tutto un problema, tutto potevano fare meglio, fallo tu, no? E... oh, so che mi è arrivato là. E niente, allora sto facendo le copertine per di tutto, eh? Allora sto facendo fare tutto a lui perché, ragazzi, un trofeo che è lungo è di fare 50 contratti per gli altri, è lungo e soprattutto si guadagnano non tantissimi soldi, della verità, perché o avete trattato questo è mio e vabbè, stiamo guadagnando un po' 14.000 per arare il campo, è un campo grosso, bisognava avere un arato più grande che lo faceva in meno tempo, meno consumo di gasolio, di carburante, insomma meno tempo dell'operaio, perché qui andiamo con un arato che è pari al trattore, Anche è vero che andare a comprare un aratro ti costa sempre 40.000, io con 147.000 non è che riesco a avere una forza tale per comprare tante macchine, sto cercando di fare il più possibile con quello che ho. Quello che ho non è proprio il top, soprattutto per campi grandi e... ci vuole un sacco di tempo. Una volta fatto queste 50 commissioni prendiamo il bel proteino, questo spettacolo, e qui l'ho fatto, devo capire dai miei filmati la copertina, ok,
del gioco, elaborarla. Dai, operaio, non andare troppo in là, che mi consumi un sacco di gasolio, eh? Fai bravo. Ok, allora, recupera la macchina. Questo fattore del recupero copertine, ragazzi, insomma non si vede tanto, questo mi piace. Allora, ho fatto la copertina. Che bella anche quella, possiamo fare un altro live con quella. Qui la recuperiamo su YouTube. Oh, un altro spicchio, grazie ragazzi, grazie per la vostra.
Ci vuole un sacco di tempo anche per fare la questione di Allora, io volevo dirvi che questo è un John Deere con aratro. Farming è un gioco che secondo me è uno spettacolo, è rilassante, non c'è nulla da far di corsa, anche se comunque i campi non si possono lasciarli. Pagamento salari 169 euro. È un gioco di cani, ragazzi, che volevo portare subito dopo, ma oggi è andata un po' così la giornata, non sono riuscito a fare live subito. E sinceramente devo fare la live, perché è il genere di davvero perfetto, eh. Devo aspettare, ci vuole un po' di tempo prima di poter postare la roba sui social, eh?
devo farmare un po'. Pubblicità. Piove anche, quindi è veramente rilassante. Andiamo a vedere un attimo. Devo farne tre, raga. Sono le 4 del pomeriggio. Di notte poi becco, di notte con la pioggia.
tag. Caspiterina. Dai, esclusiva con la W. Io dico la verità che dopo un po' che scrivo è difficile, tanto di pagamento salari, e finisce questo campo o siamo qua alla metà?
devo usare l'adesivo. Abbiamo quasi finito il campo, raga. Un sonno che fa del pisolino. Niente, ce n'è solo uno. Mancano due ragazzi, poi possiamo andare un po' su qualcos'altro. Allora devo andare a... Rumore del trattore, la pioggia, un po' di stanchezza che non riesco più a fare le ore piccole di notte, ragazzi, sono un po' vecchietti, no? La verità che è un bel sonno, eh? È un bel sonno. Vediamo, mi sono perso prima live, che non la trovo più da nessuna parte, prima live la 7 o la numero 8 di Horizon Zero Dawn. Io vorrei trovare PS5, eh?
un bel aggiuntivo della PS5. Non faccio più. Scusate raga, ma sto correndo, porca miseria.
Devo capire un attimo che cosa ha sotto questo. Oh, che ha quasi finito il giovane qui di fare. Oh, ha finito finalmente ragazzi. Andiamo un attimo a vedere. Ok. Ok, raccogliere 3.000. Oh. Allora, 5.000, guarda qui, che disastro. Arriviamo questo, dai, accetta. Era il campo 36. Andiamo a vedere dove è il campo 36, raga. Mi dico adesso andiamo in live poi, eh. Ok, 36 è qui e noi siamo. Ok, devo andare giù, andare in fondo alla strada, va bene. Che c'è un passaggio, la sto facendo sporca ragazzi, sto passando in mezzo ai campi. Ah, giusto sporco. Ok, no, scusate. Siamo qui, ma è il treno. Attenzione, attenzione, c'è un treno. Attenzione al treno. Hai visto che il treno è passato? Aspetta,
potrei anche allungare per la ferrovia, al campo 36 che è tipico, sono andato in strada normale. Tanto di fianco alla ferrovia c'è sempre un bel pezzo di strada. A parte qui. Eh sì, ci sono tutti. Campo 36 è piccolo, raga. Sono dentro il campo di NATO, tanto che cazzo. Allora, devo fare l'ultimo due copertine, amici miei. Questo è molto più piccolino, eh? Andiamo a fare l'ultimo copertina. Devo lasciare il tempo a Facebook di caricare. L'ultimo dei moicani.
solari. Allora, ragazzi. Manca Aloy 11. Devo solo fare i tag. Si mette sempre la invece della U. Thank you.
ragazzi, l'ultima è fatto 11. C'è un po' di caffè caldo, mamma, per piacere. Un po' di caffè, sì. Ma se vuoi sì, dai. Vai, un caffèino ci sta. Ok, grazie. Allora, vediamo un attimo ragazzi, sempre in live, sempre qui. Adesso bisogna... Allora, parte 11. Parte 11. Dopo 5... Così mi fa proprio un po' la voglia. È un po' che non lo pesco. Che sta fatto? Ciao, amore mio.
Prendo in mano, io controllo. Dai che lo licenziamo. Ok. Basta no, appeso. Vai. Sto giocando io, eh. Ok, allora alziamo, vediamo se sono meglio io o il bot o l'operaio. Forse questa l'aveva fatta meglio l'operaio, eh? Forse l'aveva fatta meglio l'operaio. Ok, allora vediamo di riuscire a fare sto campo, potrei farlo anche a zigzag volendo. Ma facciamo un lavoro fatto bene, dai, anche se con i terzi. Ah, si sciolgo a lavorare. Bram si è lasciato un pezzettino. Perfetto, dai, mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 passate ancora però, eh? Non è proprio. Prendiamo i soldini e andiamo a sto punto, io direi di andare su Elden Ring, eh? Andare un po' su On The Road, ma andiamo su Elden Ring prima. Ok, sta davvero antipatico quel rigagnolo lì, però andiamo un po' nel campo del vicino, no? Facciamo una manovra un po' più scrausa. Allora, voi non vedete che le piante del vicino sono sfasciate solo esclusivamente perché ho tolto lo sfasciamento del raccolto, eh? Solo per questo, se no si spacca. Lascia dentro i solchi. Il trattore. Infatti non so se avete mai notato che questi trattori con le ruote gigantesche lavorano davanti, nel senso la motrice, il trattore, la trazione è attaccata all'aratro, attaccano qualsiasi tipo di attrezzo, no? Invece quando devono passare nei raccolti i trattori hanno le ruote piccole,
so se questa cosa ce l'avevate mai fatto caso. Secondo me saranno anche due o tre passate. Oh, quel pezzettino lì come mi dà fastidio. Che bello, mi faccio... Oh, finalmente è giorno, eh. Alla prossima riga la faccio fare al bot, così vi faccio vedere il trattore di giorno, perché l'avete visto in un paio di live solo di notte. Allora, visto che a me non piace. Ah, il bot addirittura spegne le luci, bravo, risparmio. Eccolo qua, il nostro bel John Deere, non è recentissimo, non è un trattore di ultima generazione. Ce n'è di molto belli. Questo siamo su un trattore medio, eh. Questo qua è un trattore medio. Faccio vedere questo Fend, che bello. Anche il Massey Ferguson ci sta. Vediamo se becco le ruotine. No, non so che trattore ha le ruotine. Questo sarebbe quello che ho io, 7810. Ma c'è anche il Landini, guardate che bello. Il Massey è quello più grosso. Guarda che bello il muso, molto stile, fichissimo. Il JCB, il JCB li fa come trattori, sì, ma un po' muletti. Guardate il Dautz Far, oh, sempre Dautz Far, tedesco, eh? Guarda che bello, che muso, sembra una Yamaha. Anche il McCormick, eh? Devo dire che il muso è bello futuristico. Beh, New Holland, a me piace un botto, guardate che bello che è, guarda che bello il muso del New Holland. Anche, vediamo quest'altro John Deere, il John Deere li fa molto standard, devo dire, sì. Guardate il Dautz Far, hanno preso una linea accattivante, il Dautz Far, okay. Beh, io mi accontento del mio Mi 7810. Non dire, ti do informazioni reali. Data a Grand Detour dell'Illinois negli Stati Uniti nel 1837, ragazzi, eh? Fondatore John Deere e Charles Deere, quindi erano fratelli, ragazzi. Però ha preso il nome di uno dei fratelli, è John Deere. Charles Deere, credo che consociate Chrysler Electronic e GM tedesca, Stati Uniti, grazie mille, gentilissimo, grazie mamma, buon caffè a tutti, ragazzi, eh? Illinois, macchine agricole, forestale, la cultura del verde, costruzione,
7 miliardi di USD. È una delle principali aziende al mondo produttrici di macchine agricole, assieme a CMA Industrial e Agfos. Mamma, accendi la luce per cortesia? Grazie. Allora. Nel 1918 John Deere acquisisce la Waterloo Gasoline Engine Company. Viene proprietario la maggior parte delle azioni della Heinrich Land, bulldozer e macchine agricole. Nel 58 divisione macchine da costruzione. Nel 63 debutta nel settore del giardinaggio, nel 67 a Cernusco sul Naviglio fu aperta la prima filiale John Deere italiana. John Deere SPA, tra l'altro. Germania, Francia, Messico, India, USA, Argentina, Francia, Italia, stabilimento di Carraro. E insomma. Allora, Massey Ferguson, New Holland, Agfa. Pagine correlate. Vabbè, sti cazzi direi, eh. Cafferino andato. Contrattino, andiamo a chiuderlo. Bisogna far salvare questa meraviglia. Contrattino, andiamo a prenderci 2000 lozzi. 2000 lozzi. Campo 47. Vediamo un attimo qualcos'altro. La fertilizzazione. Irrigazione. Erbicida, mi dai 437 euro, te lo puoi fare tu. Iniziamo a fare qualcosa di più serio. Mietitura al campo 39. Sì. Però mi devi prestare gli oggetti, tipo. Andiamo subito. Allora, tu, tanto per cominciare, dobbiamo riportarti al campo base. E noi siamo, adesso siamo al campo 36, dove siamo finiti? Qui. Ah beh, siamo quasi a casa. Allora, diciamo che non si fa di andare nel campo degli altri. Vediamo la stradina di fianco. Allora, perché non ho montato il volante, sennò potevo giocare tranquillamente col volante, eh? Volante e pad, perché c'è tutti gli L1 e R1 che sono un po' un casino, secondo me, da usare senza... senza il pad, eh? La bici sicuramente si poteva guidare tranquillamente con il volante. Allora, io devo dire che rispetto ai giochi di camion non bellissimi, il farming si guida che non è la linea. L'unico difetto che gli ho trovato è che il volante, secondo me, si vede che, guarda, un po' strano. Da pochissimo gioco, guardate, per fare il giro, quanto mi sembra un po' strano, ecco, probabilmente magari è anche così, a me sembra un po' strano, diciamo. È anche vero che hanno un
un angolo di giro che fa impressione per poi, eh. Allora, ah, mi ha dato un JCB, ok, mi ha dato un JCB per il campo, eh. Ci sta. Allora, il campo della signora è il 39. Azzo, a saperlo prima magari gli dicevo anche di no. È uno dei campi più grossi. Allora, io ho notato una cosa, quando ci si fa prestare gli oggetti, oh, guarda che bello il JCB, andiamo un attimo dentro, pannello di controllo, la cloche, perché sapete che si guida anche con la cloche, qui non c'è niente, ah, c'è un sedilino per un altro posto, che cazzo, oh cazzarola, oh cazzo, aiuto! Ok. Si guida bene, devo dire la verità, si guida bene. Adesso alla fine andiamo dentro a sinistra, qui mettiamo la freccia. In realtà c'è la freccia, eh. In realtà non è questo campo. Ma è il 39, quindi è quello di fianco. E sono proprio curioso di tirar su le barbabietole. Ragazzi, ragazzi, che macchina, incredibile. Vediamo un attimo. Ah, c'è anche il... Ogni tanto mi si bugga il... Mi si bugga il... lo specchietto. Mamma mia, come gira poi. Allora, io credo che si potrebbe, si può, esatto, vedi, sesto integrale, oppure che mi fa che lanci le ruote dietro il giorno, eh. È la macchina della roba, Panther 2, sono i commossi da paura, guardate che pala, raga. Bellissimo, tra l'altro va anche a fare la sua carriera, quindi non è niente da fare, eh? L'unica cosa che io adesso credo che lei ha un serbatoio, quindi potrei anche fare il primo pezzo io, bellissima come ti dico, bellissima, potrei fare il primo pezzo io e dopo lo faccio fare al bot e io mi metto di fianco col trattore per poter vendere le patatozze, ah no, non sono patate, sono barbabietole. Oh, ci dà 24.000, eh? Le barbabietole da zucchero a Johnson Farmer Market. E questo è un altro cazzo, chissà che è il Johnson Market. Ma visto che io le cose non le faccio mai a basso. Spieghiamo.
e accendiamo. Aspetta, vediamo il dispiegamento. Col pezzo. Wow, raga. Ah, ok. Ok, così è dispiegato. Guarda qua. Guarda qui. Che gran fissata. Quanto è finita. Poi mi dice non si parte di spiego. No, io lo faccio perché quando lo do in mano all'operaio non mi va sulla strada. E come vedete non è più il proprio partito. Giri, accendiamolo e via. Allora io sono sul trattore e l'operaio è sulla macchina per raccogliere le barbabietole dal zucchero. Vedete ragazzi come gira strano il bot? Questo mi dico. Perché questa cacata? Un picchio di giri qua.
materiali che raccoglie. Dai, se no sto davvero tutto il pomeriggio qui su questo gioco che secondo me è fichissimo, rilassantissimo, infatti sono mega relax. Sabato pomeriggio mega relax. Adesso andiamo a innervosirci con Elden Ring, assolutamente, subito in live. Ciao ragazzi, mi raccomando di seguire il mio canale YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord, anche WhatsApp, ma non lo uso. Oh, li ho fatti tutti li ho fatti tutti, veloci. Vieni. E io vi saluto, vi ringrazio per questa live di fare e delle volte io vi saluto anche qui la mia bella Oli. Noi ci vediamo alla prossima Farmi Simulator 2, simulatore fattoria, fattori, tutto quello che è il creare, mangiare per il mondo, e noi ne facciamo tanto. E mi raccomando, mettete un mi piace, commentate e attivate la campanellina su YouTube per stare sempre al passo con le mie live, per stare sempre connessi. Entrate, salutatemi, così ci divertiamo e vi saluto. Questa è Oli, bellissima Oli, saluta Oli, guarda che bella cammellina. Che gioca con me sabato pomeriggio di venerdì 26, sembra che il giorno è questo, febbraio 2022. L'uscita di Elden Ring è stata ieri, l'uscita di Horizon Forbidden West è stata venerdì scorso, e Marta is dead ieri, che la porta stasera insieme a mia moglie, la mitica Bragali, in live. Marta is dead stasera, c'è versione censurata o no, poi lo decidiamo stasera. E tra poco ci sarà anche il gioco del camion on the road, più tutti i migliaia di giochi che ho, ma assolutamente la live Horizon Forbidden West e Elden Ring, assolutamente oggi in live. Ciao amici, ricordo che tutti i video, tutte le live, i tutorial e tutto quello che c'è del mondo di Marco Drums Games nei gaming è tutto salvato su Twitch, su YouTube, scusate ragazzi, nella playlist. Ogni gioco ho fatto la playlist col nome del gioco, così potete vedere tutte le varie live. Ricambi follower, assolutamente Vinci, assolutamente. Adesso stacco la live e ti vengo a iscrivere al canale.
mi raccomando anche a te, vinci di iscriverti al canale di Marco Trans, che porto anche a farmi il simulator, tanti simulatori, tante cose, tante video su tutorial di come pulire la PlayStation, come installare la RAM, come fare determinate cose con SharePlay. Adesso vado subito a iscrivermi, e assolutamente tanti video sui platini, sugli achievement, sui giochi, sui bug, su queste cose qua. Allora Vinci, iscriviti al mio canale Twitch e anche YouTube, mi trovi come Marco Drumkins, comunque dovrebbe esserci qualche link su Twitch da qualche parte. Ti ringrazio Vinci, ringrazio tutti voi per la live di oggi. Io tra 5-10 minuti al massimo, proprio il tempo di andare a iscrivermi sul canale di Vinci, grandissimo tra l'altro, mitico, grazie mille, e di andare un attimino a mangiare qualcosina per rifocillarmi per il nervoso di Elden Ring, anche se ragazzi è un gioco bellissimo. Partiamo con un po' di farming in Elden Ring, perché non ci saranno boss oggi, devo chiedere sempre aiuto all'amico Kevin o l'amico zio Mario o qualche altro amico per fare i boss, perché sono veramente troppo tosti, io sto diventando vecchio e i riflessi sono andati. Ok ragazzi, e assolutamente Horizon Forbidden West, Marta is Dead stasera e qualche altro gioco che non so, magari anche farming o quello di gioco di moto, sono cose di roba dalla nostra PlayStation 5, perché poi al primo inizio c'è la Xbox Series X con tutti i giochi che usciranno sul Game Pass Ultimate. Quindi grazie mille a tutti, vi interessa, vado a iscrivermi, ciao ragazzi. Tra 10 minuti arrivo ancora in live su questo canale, sul mitico canale di Marco Drums Games, voi siete mitici, con Elden Ring. Ciao amici, ciao Vinci, vado a iscrivermi, mi raccomando, fallo anche su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, tutto. Ciao ragazzi, ciao mitici.